prepariamo un grande classico della cucina napoletana legata alle festività di Carnevale. Prepariamo il migliaccio napoletano. Il migliaccio è uno di quei dolci poveri della tradizione. È una torta a base di semolino, arricchita con pochi e semplici ingredienti: zucchero, uova, ricotta e qualche aroma. Quindi mi raccomando, come tutte le ricette che prevedono pochi ingredienti, sceglieteli sempre di qualità. La preparazione è molto semplice, vi farà fare un tuffo nel passato quando le nonne o le nonne delle nostre nonne preparavano questi dolci tanto attesi proprio in occasione delle feste. La prima cosa che devo fare è la cottura del semolino, quindi metto in una pentolina il latte intero, aggiungo la scorza dell'arancia che vado a pelare con un pelapatate, cercando di non prelevare la parte bianca che invece è un pochino amara. Metto la scorza d'arancia in questo modo perché questa adesso mi andrà ad aromatizzare il latte e poi avrò la possibilità di toglierla. Se invece preferite un sapore di arancia più intenso, potrete anche grattugiare la scorza dell'arancia direttamente nel latte e quindi lasciarla anche successivamente. Ed ora metto sul fuoco e porto a bollore. All'interno del latte dovrò andare a cuocere il semolino. Il latte è arrivato a bollore, spengo il fuoco e aggiungo il semolino a pioggia, mescolando. In questo modo lo aggiungo delicatamente al latte ed evito la formazione di grumi. Ho incorporato tutto il semolino, non ho formato grumi, adesso riaccendo il fuoco e mescolo qualche minuto il tempo che si addensa. Veramente ci vuole pochissimo, si è già addensato, spengo un'altra volta il fuoco e aggiungo il pezzetto di burro. Faccio sciogliere il burro e lo incorporo bene al semolino. Mi raccomando, non terminate la cottura quando il semolino è troppo denso, perché poi raffreddandosi si addensa ancora di più. Vedete come diventa più compatto? E ci siamo! Adesso lascio raffreddare completamente. Nel frattempo mi dedico alla lavorazione delle uova con lo zucchero. Verso lo zucchero in una ciotola, aggiungo le uova intere. Sono uova grandi. Ed ora vado a montare il composto che deve diventare bello gonfio e spumoso. Uova e zucchero sono montati. Vado ad aggiungere gli aromi, che sono vanillina o estratto di vaniglia, aromi di fiori di arancia, mille fiori e un po' di cannella. Questi sono gli stessi aromi che ritroviamo ad esempio nella pastiera o all'interno della sfogliatella napoletana. Chiaramente potete scegliere anche di utilizzare solo quelli che preferite. E che profumo! Aggiungo la ricotta. Va benissimo la ricotta vaccina, purché sia molto asciutta. Se vi accorgete della vostra ricotta ancora molto siero, lasciatela gocciolare bene. E lavoro per amalgamarla all'impasto. La crema è perfetta. Non mi resta che aggiungere il semolino, che nel frattempo si è intiepidito ben benino. Ne aggiungo un po' alla volta e continuo a lavorare per incorporarlo alla crema. La crema è pronta e adesso possiamo procedere con la cottura. Vi ricordo anche che se malauguratamente, nonostante tutte le vostre attenzioni, la crema dovesse presentare dei grumi, potete comunque eliminarli con un frullatore ad immersione. Un'ultima mescolata. Ho imburrato una teglia 24-26 cm di diametro, la mia è svasata 24 alla base, 26 in superficie. Posso versare la crema. Cerco di livellare un po' la superficie. Ed ho terminato. Che bontà! Vado ad infornare a forno statico preriscaldato a 160 gradi per 60 minuti.
deve cuocere molto delicatamente, per questo abbiamo tanto tempo di cottura, temperatura di cottura piuttosto bassa. Negli ultimi 5-10 minuti vado ad alzare la temperatura a 180 per far caramellizzare un po' la superficie, quindi renderlo più dorato. Appena lo tolgo dal forno andrò a spolverizzarlo con dello zucchero semolato che a contatto con il dolce caldo andrà a sciogliersi e a formare una deliziosa crosticina. Eccolo qua, il migliaccio è pronto, l'ho appena sfornato e come vi dicevo adesso vado a cospargerlo con un po' di zucchero semolato che a contatto con il dolce caldo si scioglie. Ed ora devo farlo raffreddare completamente, questo è uno di quei dolci che bisogna preparare almeno il giorno prima, quindi solo domani lo andremo a tagliare. Ed eccolo qui, il migliaccio è pronto e raffreddato e adesso finalmente può essere assaggiato. Un profumo incredibile! Dolce e delizioso, buonissimo! Dovete assolutamente provarlo e tuffarvi così nella tradizione carnevalesca napoletana. Se vi è piaciuta questa ricetta lasciatemi un like ed un commento, iscrivetevi al mio canale YouTube se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove video ricette in uscita. Io vi do appuntamento alla prossima ricetta e buon migliaccio a tutti! Ciao!